La città di Trani conferisce la cittadinanza onoraria ad Ugo Foà, vittima delle leggi razziali promulgate il 17 novembre 1938. Il sindaco Amedeo Bottaro ha accolto il 93enne autore napoletano di origine ebraica e dunque colpito dalle misure applicate durante il regime fascista. Foà, come tutti gli ebrei italiani dell'epoca, perse i suoi diritti fondamentali, ma sfuggì con mezzi di fortuna alla deportazione. 83 anni dopo, Trani gli rende omaggio in sala consiliare con il conferimento della cittadinanza onoraria. L'amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 13 febbraio 2020, presa con unanime sentimento di gratitudine e di riconoscenza, conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Ugo Foà, nato a Napoli, mi permetto di dire anche l'età, perché 20 giugno del 1928, complimenti al dottor Foà, in segno di riconoscenza ed ammirazione per l'incessante impegno e il forte messaggio contro ogni forma di odio e discriminazione, a testimonianza dell'importanza della memoria del passato come monito per il futuro, perché ciò che è stato non accada più.